Quando avete voglia di pizza, questa fa per voi. Prendo 380 g di verza e la taglio a pezzi grandi. Poi prendo un robot da cucina con la lama apposta per affettare e vado ad affettare la verza. Senti, ma se non abbiamo un robot da cucina, come facciamo, Diana? Beh, potete tranquillamente tagliarla finemente con il coltello. Ora rimuoviamo la lama e mettiamo la verza in una ciotola. Poi prendo 500 g di patate, le sbuccio, poi le grattugio sui fori più larghi. Ora metto le patate nel colino. Ora do una bella sciacquata alle patate. E ora strizzo bene le patate e poi le unisco alla verza. Poi prendo una cipolla piccola e la taglio finemente. E metto anche la cipolla insieme alle altre verdure. Ora metto da parte le verdure e prendo tre uova, le rompo in un'altra ciotola. Ora aggiungo 300 g di latte di soia al naturale. Ora aggiungo 100 g di farina, io qui sto usando quella di riso. La aggiungo gradualmente e mescolo con la frusta per sciogliere i grumi. Diana, che cos'è che stiamo preparando oggi? Sto preparando una ricetta per quando avete voglia di una pizza, di una finta pizza. E ora aggiungo un bel pizzico di sale. Ora sposto le verdure in una ciotola più grande perché qui se no non ci sta niente. E ora sopra le verdure verso il composto che abbiamo appena preparato. Mescolo bene il tutto. Ora separatamente in un pentolino piccolo metto 15 g di farina di riso. Metto anche un pizzico di sale. Poi aggiungo 200 g di latte di soia. Gradualmente, mentre mescolo, aggiungo anche un cucchiaio abbondante di olio d'oliva e anche un pizzico di noce moscata. E ora mi sposto ai fornelli e quindi faccio addensare per pochi minuti. Guardate come sta addensando. Bellissima! Direi che è pronta, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. A questo punto prendo una teglia rettangolare con un foglio di carta da forno dentro e vado a versare il composto di verdura, uova e farina che abbiamo preparato prima. Distribuisco bene il tutto nella teglia e ora versiamo sopra la besciamella. Anche qui distribuiamo bene la besciamella sopra. Una bella spolverata di pan grattato, io sto usando quello di riso, un giro d'olio e ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 40 minuti. La nostra finta pizza è pronta, ma prima di andare a vederla lasciate un mi piace al nostro video come sempre, condividetelo anche, mi raccomando, perché stanno arrivando tante di quelle sorprese per voi. 3, 2, Beh. 1. Guarda che meraviglia! Sembra Guardate che bella! proprio una pizza in teglia. Sì! E quindi? E quindi adesso andiamo ad assaggiarla. Andiamo a tagliare un bel pezzo. Diana, questa la chiameremo pizza di verza e patate. Bravo, mi piace. Oppure se avete altri nomi voi da suggerire, ditecelo nei commenti. No, vabbè, che meraviglia. E adesso Diana, andiamo a assaggiarli subito, eh. Sì, non ho più pazienza. divina. Si scioglie in bocca. Lasciamelo un po', mi raccomando, Diana. Guarda quanto signore.